Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, Senior Energy Economy presso il Centro Europa Ricerche, coautore recentemente con Stefano Fantacone del libro dal titolo Crisi o transizione energetica? Da gennaio 2021 a giugno 2022 il prezzo del gas naturale è aumentato in Europa del 420%. Il prezzo del petrolio è passato da 52 a 115 dollari per barile e il prezzo del carbone è aumentato del 366%. Cosa si nasconde dietro questi numeri? Allora, per cercare di capire perché sono aumentati questi prezzi, a mio avviso è importante precisare due aspetti. Il primo è che incrementi di prezzi ai quali fa riferimento sono nel 2021, quindi sono incrementi di prezzo che precedono il 24 febbraio 2022, quello che è successo nel corso del 24 febbraio 2022, che ovviamente ha peggiorato la situazione. Se noi volessimo riassumere per quanto attiene ad esempio il gas naturale perché sono aumentati i prezzi, noi individuiamo tre macrofattori, fattori concernenti i cosiddetti fattori di mercato, cioè aumento della domanda del 6% nell'Unione Europea e un calo della produzione, che però da soli non riescono a spiegare per quale motivo sia aumentato del 420% il prezzo del gas naturale in Europa. Per cui nel testo noi abbiamo individuato anche degli elementi specificatamente geopolitici, nonché concernenti la transizione energetica. Se però io dovessi individuare un elemento su tutti, senza dubbio individuerei il cambiamento intervenuto nella modalità di acquisto della materia prima del gas naturale. In maniera molto semplice, su richiesta esplicita di noi europei, abbiamo abbandonato i cosiddetti vecchi contratti take or pay oil link, cioè indicizzati al prezzo del petrolio, dove il gas naturale per l'appunto dipendeva e variava in base al prezzo del barile, a un diverso sistema che sostanzialmente ruota attorno al gioco della domanda e dell'offerta. È bene precisare che petrolio e ad esempio gas naturale hanno caratteristiche diverse, per cui le motivazioni che hanno portato a questi incrementi di conseguenza differiscono. Per quanto attiene il petrolio, bisognerebbe aprire il tema dell'OPEC Plus, ma questo ci porterebbe a un'altra intervista. È interessante notare anche il dato che hai riportato sul carbone, che ci fa dire come la domanda di carbone non solo in economie cosiddette emergenti come quella cinese e indiana appunto è in aumento, bensì la domanda di carbone nel 2021, e anche i primi dati del 2022 ce lo confermano, è in aumento in Europa e negli Stati Uniti d'America. Parliamo della fonte tra i combustibili fossili, ahimè, più inquinante. Ci sono responsabilità politiche. Indubbiamente ci sono responsabilità politiche per quanto attiene l'incremento, qui mi limito al gas naturale in Europa. Lasciamo da parte il petrolio perché il discorso si allargherebbe ancora di più. E bisogna essere molto chiari su questo. Sono stati gli europei, l'Unione Europea, purtroppo anche il nostro paese, a chiedere un cambiamento in questi contratti. E lo hanno chiesto fortemente alla Gazprom e alla Federazione Russa, che si è opposta inizialmente a questi cambiamenti, ponendoci dinanzi a una serie di problemi che questo cambiamento avrebbe potuto determinare, come ahimè si è poi venuto a determinare. Per cui le responsabilità sono tutte sulle spalle dell'Unione Europea e anche sugli amministratori delegati delle più importanti imprese europee e non solo europee. Una scelta a mio avviso sciagurata, che non teneva conto del fatto che la dipendenza energetica dell'Unione Europea è del 60%, gli Stati Uniti invece hanno un avanzo
da un anno e mezzo a questa parte, cioè esportano energia più quella, rispetto a quella che importano per l'1% circa dei loro consumi totali. Il nostro paese ha addirittura una dipendenza dall'estero del 75-80%, per cui questi dati, nonché un mercato oligopolistico dove la Gazprom russa la fa da padrone insieme ad altre due società, l'algerina Sonatrach e la norvegese Statoil, avrebbero dovuto, come dire, suggerire un approccio estremamente più cauto, che noi non abbiamo avuto e oggi ne paghiamo le conseguenze. Chi sta guadagnando dell'attuale crisi energetica? Sicuramente stanno guadagnando partner europei e della NATO, perché ad esempio, se noi parliamo della NATO, indubbiamente partner delle principali economie europee, quindi penso alla Germania, penso alla Francia, penso all'Italia, beh, gli Stati Uniti d'America e la Norvegia in questo momento le loro major energetiche stanno indubbiamente facendo tanti, tantissimi soldi. Più in generale, tutte le grandi major, tutte le grandi compagnie oil and gas stanno appunto facendo incassi particolarmente significativi, non da ultima la nostra Eni, basta vedere i bilanci che sta pubblicando dal quarto trimestre del 2021 sino al primo semestre del 2022. Si tratta di prezzi record e di bilanci con utili record. Tenendo conto anche della riconfigurazione dei mercati delle energie tradizionali, quali le ripercussioni, di questi aumenti sulla tanto annunciata green economy? Questo è un tema molto importante e molto interessante perché l'Unione Europea, ad esempio, si è data l'obiettivo di ridurre i consumi di gas naturale, a maggior ragione dopo gravi problemi intervenuti nel rapporto con la Federazione Russa. L'Unione Europea stima una diminuzione dei consumi di gas naturale per il settore manifatturiero pari a 35 miliardi di metri cubi di gas entro il 2030, ma nel contempo, dati i limiti delle rinnovabili, che purtroppo non riescono a sostituire le fonti fossili, non ancora, non abbiamo ancora un tale livello tecnologico da poterci permettere questo passo, è evidente che per poter portare avanti questa transizione energetica noi dovremmo utilizzare meno gas, ma quindi più petrolio e più carbone, soprattutto più carbone. E questo, a dire la verità, non è un passo in avanti, è un passo indietro rispetto alla transizione energetica. Il recente sabotaggio del gasdotto Nord Stream, a chi porterà vantaggi? Chi ne beneficerà? Il sabotaggio è di due gasdotti, il Nord Stream e il Nord Stream 2, che collegano la Federazione Russa alla Germania attraverso i fondali del Baltico, bypassando la Polonia e i paesi baltici. Si possono avanzare due ipotesi. Nel primo caso, potremmo puntare il dito contro la Federazione Russa. E per quale motivo? Beh, l'obiettivo è quello di aumentare i prezzi e effettivamente questo si è verificato. Se noi andiamo a vedere tra il 26, il 27 e il 28 settembre, noi vediamo un incremento significativo dei prezzi del gas naturale in Europa. Questo con il fine di finanziare il conflitto in Ucraina ed incrementare anche le tensioni economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea. Esiste però anche una seconda ipotesi, che a mio avviso non possiamo scartare, che invece punta il dito contro la NATO. Difficile dire se gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, casomai con la manodopera di altri paesi, su tutti i polacchi. E l'obiettivo in questo caso sarebbe quello di rompere definitivamente il rapporto energetico e commerciale tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, soprattutto in un momento in cui la Confindustria tedesca, sostenuta da alcuni parlamentari del Bundestag, chiedevano semaforo verde per l'apertura della Nord Stream 2. È evidente che questo sabotaggio rende questo tentativo, che era anche molto importante per quanto attiene una de-escalation, da rinviare sine die, sempre che questi gasdotti possano
possano essere utilizzati nei prossimi mesi o anni. Quindi diciamo due le ipotesi, o da parte russa, o un sabotaggio da parte russa, o un sabotaggio da parte degli Stati Uniti e quindi da parte della NATO, che ancora dovrà essere definito. Terzo, ma non datur, ma io vorrei porre alla vostra attenzione i dati forniti dall'Istat relativi alla bilancia commerciale dell'Unione Europea ad agosto 2022, nonché alla bolletta energetica. Ebbene, questi dati indicano un incremento del deficit commerciale dell'Unione Europea in maniera particolarmente significativa e nel contempo un ulteriore deficit da parte della bolletta energetica che è salita a livelli a dir poco stratosferici, con tutto quello che vuol dire per quanto attiene come dire, le ricadute sulla nostra Confindustria. È interessante notare che le esportazioni statunitensi verso l'Unione Europea ad agosto 2022 sono aumentate del 123% rispetto al mese di agosto del 2021. Conflitto in Ucraina, la riduzione della dipendenza da petrolio e gas naturale russo, come potrà essere concretamente, compensata da parte dell'Italia? Ma soprattutto, quali i tempi? Trivelle rigassificatori, sono la soluzione? E questa è una domanda molto importante alla quale noi non riusciamo ancora a dare una risposta certa, nella misura in cui certi punti non dipendono da noi. Mi spiego. Il primo problema che noi avremo entro breve sarà la rigidità della prossima stagione fredda. È chiaro che molto dipenderà dal tipo, dal grado di rigidità della prossima stagione fredda. Se sarà particolarmente rigida, tenuto conto che in questo momento pare che anche i flussi attraverso l'Ucraina diretti in Europa e in Italia siano a zero, allora la cosa si farà veramente dura e a mio avviso noi rischiamo dei razionamenti significativi e quindi un rallentamento anche dell'attività manifatturiera. Sempre che i nostri esportatori, come gli Stati Uniti, l'Algeria e la Norvegia riescano a produrre, ad esportare al massimo delle loro capacità come hanno fatto nel primo semestre 2022, ma questo non è affatto scontato e soprattutto il problema non finirà con l'arrivo della primavera, perché noi avremo lo stesso problema almeno per la stagione 2023-2024. Ma grossi ridimensionamenti, andando sul pratico, a cosa fa riferimento? Perché già si parla di riduzione dei gradi dei riscaldamenti ed altre cose. Però, non so, andando sul pratico possiamo fare anche degli esempi dei rischi a cui stiamo andando incontro? Certamente, io purtroppo temo che non si risolverà il problema con qualche doccia in meno e con 2 gradi in meno, quel che sarà in casa o negli uffici. La mia grande preoccupazione è che questa situazione, ripeto, in un contesto di un inverno particolarmente difficile, dal punto di vista delle temperature e da incapacità degli altri fornitori di riuscire a comportarsi come hanno fatto nei mesi del primo semestre del 2021 potrà portare ad un'ulteriore diminuzione dei consumi di gas naturale nel settore manifatturiero. Noi abbiamo già un bel meno 9% al 31 luglio del 2022, cioè abbiamo già un'indicazione chiara del rallentamento dell'attività delle nostre imprese. Io temo che questo dato possa acuirsi, quindi portare ad una diminuzione della nostra attività manifatturiera, alla chiusura di certe imprese e comunque dovranno rallentare il ritmo della loro produzione con tutto quello che ne vuol dire, che ne consegue in termini economici e sociali. Quello che io temo, visto che rischiamo di metterci più di 2 anni per sostituire, sempre che sia possibile, da un prezzo più alto la Federazione Russa nei suoi approvvigionamenti di gas naturale, è un ulteriore processo di deindustrializzazione dell'Italia e dell'Europa. Qual è il ruolo di Cina e India in questa partita a scacchi? Un ruolo fondamentale, in un certo senso inatteso per quanto riguarda forse più l'India della Cina, nella misura in cui nel testo noi non parliamo soltanto di gas naturale,
ma affrontiamo anche il tema del petrolio. Non parliamo quindi soltanto degli errori nella strategia dell'Unione Europea e dei suoi tentativi di sostituire il fornitore russo, ma anche dei tentativi del fornitore russo di sostituire gli acquirenti. E in questo caso, ovviamente, Cina e India entrano prepotentemente, visto che i dati ci dicono che la Cina è diventata il primo fornitore, il primo paese in termini di barili di petrolio acquistati dalla Federazione Russa. Addirittura ci sono sfondati, si è sfondato il tetto dei 2 milioni di barili al giorno a maggio 2022 e il livello si mantiene sempre prossimo al 1,8 milione, quindi la Federazione Russa è diventata ufficialmente il primo fornitore di greggio della Federazione della Cina. Ma quello che più ha colpito noi analisti è il comportamento dell'India, la quale a gennaio 2022 acquistava solamente 66.000 barili di greggio russo al giorno, nulla rispetto ai quasi 5 milioni che importava, e invece a giugno 2022 questi 66.000 barili al giorno sono diventati quasi 1 milione. Certo, a prezzo calmierato, ma a mio avviso non si tratta di una scelta puramente commerciale, ma di una scelta che ha un significato politico molto molto chiaro. Per cui attenzione nell'indicare la Federazione Russa come un paese solo a livello internazionale. Non mi pare che sia così. In molti tornano a parlare di nucleare per l'Italia. Ritiene possa essere la strategia indispensabile per incrementare l'indipendenza economica? Temo di no per diversi fattori, a partire dai tempi necessari per poter costruire un impianto nucleare nel nostro paese, che necessita di anni se non di decenni, a partire dai costi. Ovviamente noi abbiamo a monte il referendum del 1987 e purtroppo un altro problema che intravedo è anche la mancanza di quella che si chiama know-how, cioè delle conoscenze necessarie per poter costruire e gestire un impianto del genere. E questo è veramente un peccato se si pensa ai fisici che ha avuto nel Novecento il nostro paese. Da qui la mia critica, e cioè quando anche non si volesse riaprire il tema del nucleare, io però sono favorevole a che le università pubbliche, con un intervento diretto dello Stato, riprendano la ricerca sul nucleare, perché noi non sappiamo se negli anni, nei decenni a venire, potremo trovare una soluzione per quanto attiene il tema spinoso delle scorie. E appunto, senza ricerca, noi questo problema non lo risolveremo mai e comunque lasceremo che siano altri, casomai, a trovare la soluzione. Poi diciamo che queste valutazioni che stiamo adesso facendo non tengono conto del fatto che se l'inflazione dovesse schizzare ancora più su a livelli inimmaginabili oggi, c'è il rischio che veramente le risorse energetiche diventano un miraggio anche poterle permettere, poterle importare. Sì, i dati della bolletta energetica parlano chiaro da questo punto di vista e infatti prima facevo riferimento ai dati dell'Istat, ma quello che preoccupa ulteriormente quando si parla di questi tassi di inflazione, che oramai sono tutti quanti a doppia cifra nell'Unione Europea, sono le conseguenze sul settore alimentare. A dire la verità, dalla primavera scorsa avevamo già avanzato questo problema. Perché alimentare? Beh, molto semplicemente perché si produce con i fertilizzanti, con i concimi, con i fertilizzanti, i quali però a loro volta possono essere prodotti solo col gas naturale. Quindi era già evidente con i prezzi del 2021 che noi avremmo avuto una ricaduta nei mesi a venire sui beni alimentari e questo purtroppo ogni qualvolta andiamo a fare la spesa lo vediamo. Ma c'è un altro problema ancora che concerne la transizione energetica, e cioè l'andamento dei prezzi dei cosiddetti materiali di base,
che compongono le nostre pale eoliche o i pannelli fotovoltaici e via dicendo, nonché le macchine elettriche. Qui noi verifichiamo un incremento della domanda e ahimè anche di prezzo al fine di rispettare l'obiettivo della neutralità del 2050, che rischia veramente di rendere quasi ridicolo l'incremento di prezzo del gas naturale nel 2021. Tra la necessità di un nuovo periodo di sviluppo e l'irrinunciabile esigenza di salvaguardare il pianeta in cui viviamo, cosa preparerà? Io credo che noi dobbiamo trovare la soluzione per tenere le due cose insieme, per provare a tenere le due cose insieme. Non penso che si possa perseguire l'una abbandonando l'altra, per cui mi chiedo se non sia il caso, forse, più che parlare della fine dell'umanità e dell'essere umano in conseguenza appunto dei drammi che vediamo in tutto il mondo, forse se non è il caso di riavere un approccio critico rispetto a quello che è il sistema economico e sociale nel quale viviamo. Tema che per la verità tutti i partiti politici, più chi meno, nel Novecento avevano nella loro agenda. Sarei, come dire, soddisfatto se in questo percorso perlomeno i vari stati capissero la necessità del ruolo centrale dello Stato nell'economia per quanto attiene il tema dell'energia, quindi per quanto attiene il tema dell'ecologia, e parole come programmazione economica e forse anche pianificazione dovrebbero rientrare nell'agenda politica.